parliamo adesso di induttanza e dispersione, lo facciamo collegandoci ad un esercizio, quindi partiamo da un esercizio. È questo, trattevo delle conclusioni di carattere generale. Abbiamo un circuito magnetico disegnato in figura, potrebbe essere proprio questo che abbiamo ritrovato fortunosamente grazie a un nostro collega che ringrazio pubblicamente, in cui vedete abbiamo queste due finestre, dovete immaginare qui e qui avete gli avvolgimenti dei solenoidi, poi abbiamo questi due traferri, poi qui un terzo traferro che non c'è, ma insomma immaginiamo ci sia, e questa è la struttura di nostro riferimento. Per questa struttura vogliamo fare gli stessi calcoli di prima sostanzialmente, cioè fare i parametri del circuito equivalente che sono auto e mutuo induttanze sostanzialmente. Poi magari se abbiamo tempo alla fine metteremo anche dei numeri dentro e daremo anche dei risultati numerici. Allora, l'induttanza dell'avvolgimento 1 a che cosa uguale? È pari a lambda 1 diviso i con 1 quando i con 2 pari a 0. Ok, ovvero lambda 1 è il flusso concatenato con l'avvolgimento 1, quindi questo è pari a n1 fi1 diviso i con 1 quando i con 2 è pari a 0, dove Φ1 è il flusso alla sezione che supponiamo orientata così, in modo tale che sia congruente con il riferimento di questo. Ok. La quantità M invece è pari a lambda 2 su I1 quando I2 è pari a 0, la coefficiente di induzione, ovvero pari a N2 Φ2 diviso I1 quando I2 è pari a 0, dove Φ2 è il flusso alla sezione con questo riferimento, in modo tale da essere congruente con il riferimento di questo. Coefficiente di autoinduzione dell'avvolgimento 2 invece è lambda 2 su I2 quando I1 è pari a 0, ovvero N, scusate, questo sì, l'avevo fatto bene, N2 Φ2 quando I2 su I2 quando I1 è pari a 0. Questi sono i tre valori che dobbiamo calcolare. Per fare questi calcoli useremo il circuito analogo, come abbiamo fatto prima. Allora, in questo caso noi supponiamo di semplificarci la vita supponendo che la riluttanza dei tratti in ferro sia trascurabile. Quindi considereremo solo la riluttanza dei traferri, dei tre traferri presenti lì, T con A, T con B e T con C, sono le ampiezze dei traferri. Allora, il circuito analogo quindi diventa questo, lo scrivo qui a fianco.
fatto lo stesso. Questo, scusate, i due. Allora vi faccio osservare che questa volta, avendo cambiato il verso di orientamento di questo avvolgimento, il generatore è orientato in quest'altro modo qua. Scopriremo che il coefficiente M in questo caso viene positivo per conoscitore di orientamento. Quindi anche qui vediamo che insomma c'è dipendenza dalla scelta di orientamento sul segno. Allora, dobbiamo fare questi calcoli. Allora, figo 1 sarebbe questo flusso qui, e figo 2 sarebbe questo flusso qui. D'accordo? E così l'analogia è completa. Andiamo avanti. Allora, come facciamo questi calcoli? Allora, dobbiamo fare il calcolo di Φ1 quando I2 è pari a 0. Quindi, quando I2 è pari a 0, lo scrivo qui, il circuito che viene fuori. Viene fuori questo. Questo è Φ1, questo è Φ2. Questo è R con A, R con C. D'accordo? Ok. Allora, in questo caso, vedete, figo 1, a che cosa è pari? È pari a L con 1, I con 1, diviso, la riduttanza complessiva viene fuori dal parallelo di questi due e la serie. Quindi scriverò R con A più RB RC diviso RT più R con C. No? Trovate? Vabbè, penso che insomma alla termine del corso del tecnico questo sia abbastanza semplice. Ti state seguendo tutti quanti? Perfetto. Ossia ancora, lo possiamo scrivere, lo scrivo qui, RB più R con C diviso RA RB più RA RC più RB RC per N1 I con 1. Vabbè, ho fatto un po' di moltiplicazione. Metto dentro questa cosa qui alla definizione. E che cosa viene fuori? Viene fuori N1 quadro per RB più R con C diviso quella cosa lì RA RB più RA RC più RB RC. D'accordo? Mi trovate? Quindi abbiamo fatto il calcolo della induttanza, del coefficiente di induzione più avvolgimento. Viene fuori questo. Allora, quando faccio la mutua è definita in questo modo, N2 Φ2 su I1 quando I2 è pari a 0. Quindi I2 pari a 0 significa che guardo ancora questo circuito, in cui ho cortocircuitato il secondo, e devo calcolare Φ2 questa volta. Φ2 in questo circuito è pari col partitore Φ1 per RC diviso RB più R con C. Ho fatto il partitore, no? E Φ1 ha questa espressione, questo si semplifica, vedete? Quindi mettendo qui dentro viene fuori come risultato N1, N2, R con C diviso la stessa cosa, non la descrivo, questa stessa cosa. Vabbè, trovate? Se io faccio il calcolo di la L2 spegnendo il primo generatore, quindi con la procedura che sta scritta alla lavagna, fatevi voi il calcolo per l'esercizio, è praticamente identico a quello che abbiamo fatto ora guardando dall'altra parte del circuito.
viene fuori N2 quadro RA più R con C diviso la stessa parentesi. Al denominatore c'è sempre la stessa cosa. Vabbè, insomma, è un calcolo perfettamente analogo al precedente, quindi non ci spaventa. Va bene. Che cosa quindi osserviamo? Osserviamo da questi risultati che m quadro, il quadrato di questo, è strettamente minore del prodotto di questi due. Questo perché? Perché ci sono dei termini comuni, il denominatore è lo stesso, per esempio n1 quadro per n2 quadro fa il quadrato di questo, ma questi termini moltiplicati sono maggiori del quadrato di questo, perché qui a r con c ci aggiungo qualcosa, vedete? Quindi questo per questo è maggiore di r con c al quadrato, e quindi vale questa disuguaglianza strettamente, d'accordo? Questo vuol dire che il doppio bipolo che sto analizzando non è in accoppiamento perfetto. Anzi, colgo l'occasione per introdurre una definizione di coefficiente di accoppiamento K definito in questo modo, con valori compresi tra meno 1 e 1. Questo coefficiente di accoppiamento mi dice quanto sono accoppiati due circuiti, sostanzialmente. Quando K è uguale 1 o K è uguale meno 1 c'è accoppiamento perfetto, perché M quadro è pari all'1 L1 per L2 a meno del segno, quindi M è pari alla radice del prodotto a meno del segno. Quando K invece è strettamente minore di 1 il modulo, non c'è accoppiamento perfetto come nel caso in esame. Quindi K è il coefficiente di accoppiamento. Allora, come studiamo questa situazione? Allora, cerchiamo di capire prima cosa il perché questi due avvolgimenti non sono in accoppiamento perfetto. Ieri, vi ricordate, abbiamo studiato una situazione in cui avevamo trovato due circuiti in accoppiamento perfetto e avevamo giustificato questo fatto osservando che il flusso concatenato con l'avvolgimento convergeva verso l'altro avvolgimento grazie alla proprietà del tubo di flusso. Ricordate quello che commentammo lì. Qui invece non possiamo ripetere lo stesso ragionamento, perché quando io accendo questo avvolgimento, supponiamo di tenere spento questo per un momento, accendo questo avvolgimento, questo genererà un flusso, ok? Il quale flusso però non arriverà tutto quanto su F2, su N2, sul secondo avvolgimento, perché una parte se ne andrà da questa parte. Quindi qui il flusso si ripartisce, lo vediamo bene nel circuito analogo qui, questo per esempio che è uno spinito. Il flusso qui, parte se ne va qui dentro, parte se ne va qui, il partitore che abbiamo fatto prima. Questo vuol dire che non tutto il flusso che parte, tra virgolette, dall'avvolgimento 1 arriva all'avvolgimento 2. Questo è il motivo fisico per cui fra questi due avvolgimenti non c'è accoppiamento perfetto, perché una parte di flusso si perde, tra virgolette, per la strada, cioè non si concatena col secondo avvolgimento. Allora, per formalizzare questa cosa che vi ho detto in termini abbastanza infiniti, possiamo definire un concetto di flusso disperso. Flusso disperso. Lo scrivo. Flusso disperso. Allora, questo è definito come la differenza fra il flusso di partenza, tra virgolette, e il flusso di arrivo. Tra poco dovrò fare una precisazione su questo flusso. Quando I2 è pari a 0, chiaramente. Ho scritto esattamente quello che ho detto a parole. Flusso disperso definito come la differenza tra il flusso che è partito all'avvolgimento 1, quando spengo l'avvolgimento 2, e il flusso che è arrivato all'avvolgimento 2. In questa situazione questi due non sono uguali. Ora, in realtà, diciamo, capito il senso fisico di quello che stiamo facendo, bisogna fare una precisazione formale, per cui in realtà questo flusso F2, quindi con una tilde per dire, è
quasi il flusso Φ2 se non fosse per il segno, cioè Φ2 tilde è uguale al modulo di Φ2, fatemelo scrivere e poi lo commentiamo, per il segno di I con 1. Allora, perché ho fatto questo lavoro? Abbiamo visto che il segno della mutua può dipendere dalla scelta dei riferimenti degli avvolgimenti 1 e 2, che non ha un senso fisico. Allora, il flusso Φ2 anche potrà avere un orientamento che, diciamo, non, che prescinde da quello dell'avvolgimento 1, perché è legato a questo qua. Per svincolarci da questo problema di dover scegliere oculatamente i riferimenti, noi definiamo il flusso Φ2 tilde, che altro non è che il flusso Φ2 a cui però attribuiamo il segno della corrente in 1. Questo è tutto. Quindi, giusto per evitarci problemi con i segni, facciamo questa scelta. Però la sostanza fisica non cambia esattamente, stiamo facendo flusso di partenza meno flusso di arrivo, a meno di questa precisazione sul segno. Va bene. Analogo discorso chiaramente potremmo fare flusso disperso all'avvolgimento 2, come la differenza tra Φ2 meno Φ1 tilde quando I1 è pari a 0. È la stessa cosa, no? Bene, definiti questi flussi dispersi, a questi flussi dispersi agganciamo sempre come definizione quello di induttanza di dispersione. Quindi L1D è detta induttanza di dispersione, che è collegata a questo flusso disperso. Diciamo, ai flussi noi colleghiamo il concetto di induttanza, no? Tra flussi e correnti c'è di mezzo l'induttanza come fattore di proporzione di massa. Ebbene, estendiamo questo concetto alla induttanza di dispersione semplicemente così. Allora, questo è, in realtà è pleonastico, perché Φ1D è già definito quando I2 è pari a 0, quindi non lo devo neanche precisare, ma è già così. Quindi, così come vedete, l'induttanza effettiva è N1Φ1 diviso I con 1, quando I con 2 è pari a 0, questa è l'induttanza a cui siamo abituati. L'induttanza di dispersione è l'analogo concetto, però sul flusso disperso che abbiamo appena definito. Quindi N1Φ1D diviso I1. Ripeto, I2 pari a 0 è automatico quando definiamo il flusso disperso, quindi non lo devo segnalare. Benissimo. Analogo discorso chiaramente posso fare su L2D, che sarà N2Φ2D diviso I con 2. Anche qui non devo precisare nulla. Questa è l'induttanza di dispersione dell'avvolgimento numero 2, chiaramente. Va bene. Definiamo poi ancora coefficiente di dispersione sigma 1, questa quantità. Il coefficiente di dispersione sigma 2 è uguale a questa quantità L2D. Una volta cioè che abbiamo introdotto queste induttanze di dispersione, il rapporto che c'è fra l'induttanza di dispersione e l'induttanza vera ci dà il coefficiente di dispersione, ci dice in percentuale, diciamo così, quanto flusso disperso c'è rispetto al flusso non disperso, al flusso prodotto. L1 mi dice il flusso complessivamente prodotto, no? Il flusso disperso mi dà quella aliquota che si perde per la via, e questo rapporto mi dice che relazione c'è fra loro. Vabbè, questi sono quantità, diciamo, che vengono usate anche praticamente, tecnicamente, quindi è bene, diciamo, conoscere. Allora, facciamo il calcolo di questa induttanza di dispersione L1D, d'accordo? Allora, L1D, quindi adesso applico questa definizione e faccio questo calcolo. Quindi abbiamo N1Φ1D diviso I con 1. Gesso praticamente tutta di me. Allora, facciamo questo calcolo. Allora, N1
figlio D, ci metto la sua definizione. Quindi abbiamo F1 quando I2 è pari a 0, meno N1 su I1 per F2 tilde quando I1 è pari a 0. E quando I2 è pari a 0. Ok, ho sostituito a F1D la sua definizione, d'accordo? Allora, questa quantità che cos'è? Questa quantità, vedete, è esattamente l'induttanza L1 per definizione. N1 Φ1 su I1 quando I2 è pari a 0. N1 Φ1 su I1 quando I2 è pari a 0. Quindi questo primo termine è esattamente L1. Ok? Come scrivo questo secondo termine? N1 su I1, al posto di Φ2 tilde ci metto la sua definizione, eccola qui. Quindi abbiamo modulo di Φ2 quando I2 è pari a 0 per il segno di I con 1. D'accordo? Ho applicato la definizione L1 meno N1 su I1 per il segno di I con 1 per modulo di Φ2 quando I2 è pari a 0. Modulo di Φ2 quando I2 è pari a 0 è pari al modulo di M per il modulo di I1 diviso N2. Da qui, vedete? Uso questa relazione qua. Quindi questo lo scrivo. Modulo di M per il modulo di I1 diviso N2, vabbè, N2 è un numero positivo, quindi il modulo chiaramente viene N2. Quindi qui ho usato la definizione, se volete, di mutua induttanza. D'accordo? Uguale L1 meno. Allora, qui che cosa rimane? Allora, N1 su N2, N1, N2 per il modulo di M, ok? N1 su N2 per il modulo di M, e poi che cosa rimane qui? Modulo di 1 per il segno di 1 diviso I con 1. Ma modulo di 1 per il segno di 1 fa proprio I con 1. Se io prendo I con 1, ci faccio un modulo, ci aggiungo il segno, torna I con 1. I con 1 diviso I con 1 si semplifica. E quindi basta, rimane solo questo. Ok? Quindi L1D diventa questa quantità. Se io faccio un analogo calcolo su L2D con passaggi identici, troveremo L2 meno N2 su L1 per il modulo di M. Ok? Per inciso, se io faccio a questo punto, avendo fatto questo calcolo, vedete? Fino ad ora, vedete, quello che vi ho detto prescinde in realtà dall'esercizio che stiamo sviluppando, no? Semplicemente basta che avere L1 e L2 M e possiamo fare questi calcoli, indipendentemente da quale sia l'origine, no? Quindi quello che diciamo è perfettamente generale. Allora, quando faccio 1 su sigma 1 per 1 meno sigma 2, sigma 1 e sigma 1 sono definiti là, abbiamo 1 meno L1D diviso L con 1, 1 meno L2D diviso L con 2. Questa che cosa è uguale? L1, L2, L1 meno L1D, L2 meno L2D. Vabbè, ho messo in evidenza. Allora, L1 meno L1D fa N1 su N2 per il modulo di M. Quindi abbiamo N1 1 su
L1 L2 che moltiplica. Qua abbiamo N1 su N2 per il modulo di M, e qui abbiamo invece L2 meno L2D N2 su N1 per il modulo di M, ovvero questi si semplificano, rimane modulo di M al quadrato diviso L1 per L2, ovvero il modulo di M al quadrato è uguale a M al quadrato, chiaramente sparisce il segno meno eventuale facendo il quadrato, e questo altro non è che K al quadrato. K è il coefficiente di accoppiamento, vedete? K al quadrato è M quadro diviso L1 per L2, e quindi ecco qua, questa è la relazione che c'è fra coefficiente di accoppiamento e i coefficienti di dispersione. Ok? Allora, a che cosa serve tutto questo ambaradan? Perché abbiamo messo in piedi questo tutto questo marchingegno? L'abbiamo messo in piedi per in qualche modo semplificarci la vita quando si facciano, quando si fanno, si vogliono fare i calcoli. Perché questo? Allora, cancello qui. Allora, quindi adesso usiamo le induttanze di dispersione per studiare questo sistema dal punto di vista circuitale equivalente. Allora, dal punto di vista circuitale equivalente, supponendo di essere al regime sinusoidale per fissare le idee, per semplificarci un po' la vita, noi possiamo rappresentare questo come un doppio bipolo circuiti mutuamente accoppiati, ovvero, ancora, usando un circuito equivalente in termini di un trasformatore ideale e alcune induttanze. Vi ricordate, no, cosa si fa? In particolare, allora, vi ricordate, noi all'epoca dicevamo che questo il doppio bipolo circuito mutuamente accoppiato ammette questo circuito equivalente a patto di scendere, quindi L1 pari a L1' più L1 secondo, L2 uguale a L2' più L2 secondo, con il vincolo che L1' e L2' sia pari a L1 quarto. Vi ricordate, quando non c'è accoppiamento perfetto si può pensare di scindere in due aliquote la induttanza 1 e 2 in modo tale da avere un'aliquota che rispetta la condizione di accoppiamento perfetto e un'altra aliquota residua che rimane lì. Ebbene, tra le infinite, allora, sono possibili infinite scelte, cioè esistono infinite scelte di L1' e L1 secondo, L2' e L2 secondo che soddisfa quell'insieme di vincoli. Ne esistono infinite. D'altra parte sono tre equazioni, quattro incognite. Quattro incognite sono L1', L1 secondo, L2' e L2 secondo. Tra le infinite possibili scelte, quella che viene normalmente effettuata nella pratica è quella di prevedere che L2 secondo sia pari proprio all'induttanza di dispersione del primario, del primo avvolgimento, e L2 secondo sia pari proprio all'induttanza di dispersione del secondo avvolgimento.
Perché questo è conveniente? Vediamo che cosa succede. Allora, se faccio questa scelta, allora abbiamo che... Allora, intanto verifichiamo che cosa accade a L1 primo e L1 secondo. Verifichiamo che viene soddisfatto questo L1 primo è pari a L1 meno L1 secondo, ovvero L1 meno L1D, ovvero ancora L1 meno L1D fa questa quantità, N1 per N2 diviso L1. Scusa, per il modulo di L1. L2 primo fa L2 meno L2 secondo uguale L2 meno L2D, ossia L2 meno L2D fa N2 su N1 per N. Quindi effettivamente L1' per L2' fa proprio M al quadrato. Quindi questa possibilità rientra effettivamente in questo sistema. Quindi la prima cosa che dobbiamo dire è che scegliere le induttanze di dispersione come aliquote L1 secondo e L2 secondo è effettivamente possibile. Perché conviene? Il motivo sta scritto qua. Quando io faccio questa scelta, il rapporto di trasformazione del trasformatore ideale L1' diviso M a che cosa è uguale? L1', ecco, sta scritto qua. Quindi abbiamo N1 su N2 per il modulo di M diviso M, ovvero N1 per N2 per il segno di M. Quindi, quando io scelgo le induttanze di dispersione come aliquote, secondo la scelta che ho segnato alla lavagna, la conseguenza che se ne ha è che il rapporto di trasformazione del trasformatore ideale diventa pari al rapporto del numero di spire degli avvolgimenti, a meno del segno, come vedete. C'è poi il segno di M da considerare. E questo, vedete, a prescindere da quali sono i valori effettivi di L1 e L2N. Cioè io in tutto questo ragionamento non ho messo quali sono i valori effettivi. Il risultato è sempre questo. Quindi io avrò sempre un trasformatore ideale il cui rapporto di trasformazione è legato al numero di spie, al rapporto fra numero di spie. Se faccio questa scelta. Se io facessi un'altra delle possibili infinite scelte, questa cosa non sarebbe vera. Dovrei fare il calcolo e mi verrebbe una cosa che dipende dal particolare circuito magnetico che sto considerando. Provate a fare un'altra scelta e vedete un po' che cosa succede. Dovrete mischiare in qualche modo quei valori là. D'accordo? Quindi, quando poi vi troverete ad affrontare gli esercizi, quando vi sarà chiesto di trovare il circuito equivalente di un oggetto di quel tipo, conviene, non è obbligatorio, potete anche fare una scelta diversa, ma conviene utilizzare questa proprietà qui. E quindi usare, conviene usare le induttanze di dispersione. Allora, per concludere, vi faccio vedere un esercizio che è stato proposto come tema di esame, quindi voglio dire una cosa, a proposito di questo vi dirò qualcosa. Allora, magari cancello qui. L'esercizio è questa.
Allora, in pratica l'esercizio consiste in questo. Consideriamo questo circuito magnetico qui e i polsetti AB e CD sono collegati a questo resto del circuito equivalente, del circuito di segnale infinito, che prevede la presenza di generatori, resistori, condensatori, secondo quello che è designato. Vabbè. Sono assegnati questi valori, dei parametri circuitali, questi sono i valori relativi al circuito magnetico, quindi queste sono l'ampiezza dei traferri, questo è lo spessore della l'ampiezza della sezione, l'area della sezione di questo circuito magnetico, e questi sono i numeri di spin. Allora, l'esercizio chiedeva di calcolare la potenza complessa erogata dal generatore di corrente. Questa era la domanda. Ok? Allora, per fare questo esercizio bisogna applicare quello che abbiamo visto prima, ossia trovare il circuito equivalente, che è quello che abbiamo fatto qui, metterlo lì dentro e studiare quindi questo circuito che viene fuori. Adesso ve lo disegno. Siamo a regime sinusoidale, chiaramente, quindi consideriamo le impedenze. Questo è il circuito da studiare, quindi quello che bisogna fare per risolvere questo esercizio è trovare i parametri di induttanza e di dispersione, sostanzialmente, quindi usare questi valori qua, per calcolare le induttanze di dispersione, trovare quindi i parametri di questo circuito e risolvere questo circuito, che è una cosa che già sapete fare benissimo, perché qui si fa con serie paralleli, trasportando da secondario al primario queste impedenze moltiplicandole per A al quadrato, vi ricordate? Quindi si può risolvere questo circuito completamente e trovare la potenza complessa del risultato direttamente del singolo valore dell'esercizio. Che è questa qua. Quindi quello che dovete fare è prendere questi valori, metterli qui dentro e calcolare quindi le induttanze L1 e L2M, calcolare le induttanze di dispersione secondo le formule che abbiamo studiato, trovare quindi i parametri qui di questo circuito A, L1', questo è L1D, L1D e così via, fare i collegamenti serie parallele, trasportare da secondario al primario e risolvere questo circuito. Trovare quindi la potenza erogata da questo generatore. Questo era un tema di esame. Allora, direi che ci fermiamo qui per oggi.